Ciao ragazzi, oggi parliamo di RDS, quindi Remote Desktop Services. In particolare vedremo come realizzare un catalogo di app remote come queste che vedete in elenco, in modo tale che i nostri utenti possano direttamente utilizzarle dal loro computer senza però installarle e poter quindi sfruttare la potenza di calcolo del nostro server remoto, così come tutte le altre risorse condivise. Le applicazioni infatti sono installate all'interno di un server e vengono poi pubblicate attraverso i servizi RDS. Per realizzare questa infrastruttura sarà sufficiente installare sulla nostra macchina i servizi di desktop remoto e poi all'interno della sezione Remote App andare a pubblicare tutte le applicazioni che vogliamo condividere all'interno del catalogo. Chiaramente possiamo assegnare dei permessi specifici ai nostri utenti per discriminare l'accesso a un'applicazione piuttosto che a un'altra. Spostiamoci adesso nel nostro ambiente virtuale e vediamo come fare. L'infrastruttura che utilizzeremo è composta da un domain controller, un RDS, quindi un server dove andremo ad installare i servizi RDS e pubblicheremo le nostre remote app, ed infine un client Windows 10 che utilizzeremo per simulare l'accesso degli utenti alle nostre remote app. Procediamo quindi con l'installazione delle funzionalità RDS all'interno della macchina RDS, selezioniamo quindi Remote Desktop Service Installation, andiamo avanti. Opzione Quick Start che vale per tutte quelle installazioni locali, quindi dove non utilizziamo un'infrastruttura molto complessa, ma semplicemente un server RDS, e l'opzione Session Based Desktop Deployment proprio per andare ad utilizzare le remote app pubblicate all'interno di un catalogo o eventualmente collegate direttamente sul desktop utente. Questa installazione richiede il riavvio della macchina, quindi riavviamola. Riloghiamoci all'interno del nostro sistema operativo e vedremo che il sistema riprenderà l'installazione subito dopo il logon. Ad installazione terminata, andiamo a vedere che cosa accade nel nostro server manager nella sezione dedicata ai servizi di desktop remoto. In particolare andremo a visionare quali sono le opzioni che abbiamo con questa tipologia di installazione. Vi ricordo che questo è un servizio che richiede una licenza separata rispetto a quella del sistema operativo, quindi vuol dire che dobbiamo rivolgerci al nostro fornitore di fiducia per acquistare delle licenze relative ai servizi di desktop remoto e quindi consentire ai nostri utenti di poter connettersi contemporaneamente a questi servizi per poter utilizzare le app che andiamo a condividere. Come vedete, il sistema genera una sorta di overview dell'infrastruttura che abbiamo installato, la parte in grigio è quella già attiva, mentre dove vedete il simbolo più di colore verde, vuol dire che ci sono dei moduli che si possono effettivamente aggiungere a quella che è la configurazione attuale. Sicuramente, vi dicevo, in un ambiente di produzione dove ci sono più utenti contemporaneamente che devono operare sui servizi RDS, ad esempio utenti che devono accedere a delle app, dobbiamo andare ad integrare la parte di licensing con il numero effettivo di utenti che utilizzerà quei servizi. L'installazione delle licenze è abbastanza semplice, dopo averle acquistate si può procedere con l'integrazione delle stesse. L'icona adesso è di colore grigio, quindi vuol dire che la licenza è stata importata correttamente. Andiamo quindi a vedere effettivamente all'interno della console informazioni relative al servizio, ma la parte più importante è questa Quick Session Collection, dove appunto noi andremo a creare la nostra collection di applicazioni e andremo in sostanza a configurare gli utenti che possono accedere a queste app. Vedete che il sistema propone già una serie di app pubblicate, adesso rimuoviamo la pubblicazione di queste app, che sono quelle di default, e andremo quindi poi ad installare delle app di terze parti proprio per andare a simulare un caso reale d'azienda. Andiamo quindi nella sezione download, io ho scaricato tre app molto semplici, un programma relativo alla gestione delle fatture DDT proprio per simulare quello che può essere un gestionale aziendale. Un altro software legato alla parte di controllo di gestione e contabilità ed infine un CAD gratuito. Adesso assicuriamoci che queste app funzionino almeno a livello locale. Lancio il programma relativo alla fatturazione e gestione DDT. Ecco, funziona perfettamente, quindi possiamo passare al test del secondo applicativo, controllo di gestione, va bene, lo apro giusto per vedere se funziona e anche l'altro, il CAD, funziona correttamente. Adesso passiamo alla pubblicazione di queste app. Come vedete, basterà andare su Remote App, Pubblica applicazioni, il sistema fa uno scanning di quelle che sono le app installate su questa macchina, le selezioniamo e procediamo con la pubblicazione di queste tre app. Pubblichiamo.
Nella sezione in alto possiamo andare a determinare quali utenti possono accedere alla nostra collection. Di default sono tutti i domain users, quindi tutti gli utenti del nostro dominio, in questo caso michelevese.core, possono accedere alle app. Oppure, se voglio andare a discriminare l'accesso su una singola app, posso fare tasto destro proprietà e all'interno della gestione utenti posso assegnare un utente specifico, ed evitando quindi di avere questo comportamento ereditario dai permission di livello superiore. Quindi qua posso specificare un utente, faccio il browsing del dominio e in automatico vado a bloccare tutti gli altri utenti. Andiamo adesso a vedere però dove il sistema pubblica le app. Vedete che durante l'installazione del ruolo RDS il sistema ha anche installato il web server e ha configurato una sezione dove queste app vengono pubblicate. Troviamo tutto sotto Default Website ed RD Web, quindi qui troviamo tutta la parte di configurazione necessaria a pubblicare le app. Qui nei bindings del default website troveremo anche che il sito è pubblicato sia sulla porta 80 che 443, quindi HTTP e HTTPS. In questo caso il certificato è stato autogenerato dalla macchina RDS, che, non essendo un authority attendibile, può emettere certificati sì, ma non saranno ritenuti validi all'interno del nostro dominio. Infatti, se noi andassimo sulla macchina client all'interno del sito dove effettivamente vengono pubblicate le app, che è questo che vedete in alto con il nome del dominio incluso, è importante specificarlo, vedremo che il certificato non è un certificato trusted, non è un certificato riconosciuto da questa macchina. Quindi ci assumiamo il rischio, entriamo comunque. Come ci loghiamo? Nome dominio slash un nome utente qualsiasi, un domain user e password, e vedete che qualsiasi utente in questo caso può accedere al catalogo di app pubblicate. Quindi proviamo ad accedere al nostro programma relativo alla fatturazione ordini e DDT, funziona perfettamente. L'utente ha la percezione che il programma sia in esecuzione sulla macchina client, in realtà però se noi ci spostiamo all'interno del nostro server RDS e andiamo nei processi attivi, nella sezione legata agli utenti, quindi task manager, users, andiamo a vedere che effettivamente c'è l'utente Mario Biondi in questo caso che ha in esecuzione l'applicazione legata alla fatturazione. Infatti, se proviamo a spostarci nel client e proviamo a killare il processo dal server, noteremo che l'applicazione viene chiusa immediatamente lato client. Facciamo la stessa cosa con gli altri programmi, vedete che si aprono perfettamente all'interno della sezione client. Anche qui, se proviamo a fare il task manager dalla macchina client, vedremo che questi programmi non sono in esecuzione sulla macchina locale, sulla macchina client, perché appunto utilizzano le risorse del server che poi appunto trasferisce l'applicazione attraverso il protocollo RDS. Andiamo adesso a vedere come risolvere il problema del certificato. Possiamo tranquillamente scaricare il certificato che è stato autogenerato dalla macchina RDS. Vado a posizionarlo all'interno di una cartella condivisa, possiamo anche poggiarlo sul domain controller nel nostro caso, quindi lo poggio nel disco C del nostro domain controller, quindi esportiamo il certificato dall'RDS verso il DC e poi possiamo eventualmente distribuirlo attraverso una GPO, quindi mi sposto nel domain controller, apro la console legata alla gestione delle GPO, modifichiamo, anche qui si può modificare la default domain policy, e nella sezione Computer Configuration, Policy, Windows Setting, Security Setting, Public Infrastructure posso andare a importare il certificato nella cartella Trusted Root Certification Authority, quindi andando ad eleggere il server RDS come un authority attendibile all'interno di questo dominio. Quindi prendo il certificato, vedete, lo vado ad importare all'interno di questa cartella. Posso chiudere la mia GPO. A questo punto dovremmo semplicemente fare un GPO update sia sull'RDS, se vogliamo appunto aprire la console da quella macchina, ma soprattutto dal client. L'importazione del certificato sui client non è una cosa così rapida, quindi provate a riavviare eventualmente la macchina o attendere i tempi di propagazione delle GPO. Quindi provo ad incollare nuovamente il link. Vedete che ancora non lo legge, provo a riavviare la macchina. Dopo riavvio la macchina provate magari anche con altri browser, Internet Explorer nel mio caso, vedete che adesso il certificato è considerato trusted, inserisco nome utente e password e nuovamente le app sono disponibili. Oltre ad utilizzare il catalogo web, che è una cosa molto comoda e molto diffusa, è anche consigliabile andare nella sezione pannello di controllo
nella parte dove vengono appunto gestiti i controlli e le configurazioni sulle remote app e le connessioni remote in genere, quindi provate a cercare remote app dal pannello di controllo, e qui connessione remote app e desktop potete andare ad aggiungere una risorsa nel vostro computer incollando semplicemente il link con il nome completo del server nel quale vengono pubblicate le app, senza altri suffissi o prefissi. Andiamo avanti, il sistema ci chiede un utente password per l'authentication, inseriamo gli stessi utente password di prima e vedete che ha creato così il work resources. Questo che cosa vuol dire? Che io posso entrare all'interno di una cartella dove ho tutti i collegamenti alle app, eventualmente possiamo spostarle sul desktop in modo tale che gli utenti abbiano proprio la percezione di avere le app fisicamente sui loro computer, quando in realtà poi sono sempre pubblicate all'interno di servizi RDS. E anche qui possiamo lanciare le app dal desktop dell'utente, vedete non cambia nulla, le applicazioni vengono comunque lanciate attraverso protocollo RDS e l'utente ha semplicemente la percezione di averle sulla sua macchina personale. Nel nostro caso l'infrastruttura è stata chiaramente semplificata perché appunto la stessa macchina funge da database server, application server ed infine RDS. Vi ricordo che le best practice anche nel mondo application ci suggeriscono di lavorare in modalità multilevel, quindi avere un livello di macchine che è responsabile della parte dati, quindi dei database, un livello relativo alla parte application ed infine l'ultimo livello relativo alla parte di distribuzione del software, come nel nostro caso appunto dei servizi RDS. Bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata, fatemi sapere se il video vi è piaciuto e come al solito trovate tutti i riferimenti e i dettagli nella descrizione in basso.